Buongiorno, oggi è martedì 13 marzo e sto facendo colazione, sono le 8:06 di mattina e dovrei finire di prepararmi per andare a scuola di moda. In realtà non saremmo dovute andare, però dato che io e alcune ragazze dobbiamo recuperare un compito, aprono apposta per noi. E wow, che importanza. No, in realtà ci sono altre classi a fare lezione e noi non so perché non sono mai andata a un recupero di un compito, quindi non so come funziona, se saremo nella nostra aula, se ci sposteranno in un'altra aula. Comunque, sto facendo colazione, è da pochissimi giorni, in realtà, sinceramente da ieri mattina, che sto provando questa nuova cosa, di mettere due o tre fette di limone in una tazza di acqua calda e quindi bere acqua e limone di prima mattina. Io non sono una grandissima amante del limone, però dai, per essere il secondo giorno non è male. Dicono che faccia molto bene. Io è il secondo giorno che provo, in realtà non mi dispiace. Spero di essere molto costante perché a me piace variare molto la colazione, quindi spero di riuscire a inserirla spesso nei pasti. Ho deciso di mettere questo pantalone con Fantasia Prince de Galles e un maglioncino rosso di Bershka, maglioncino è enorme ed è una S, però lo adoro, è molto comodo. Sto finendo di prepararmi, insomma, devo solo truccarmi. E prima di truccarmi sto utilizzando questo siero. In realtà è qualche giorno che lo uso ed ho dei campioncini. Io ho spesso dei campioncini sparsi per qualsiasi cosa: capelli, viso, corpo, detergenti. E ho provato questo qui e si chiama Lierac Serum Preparateur. Pelli sensibili e intolleranti. Io ho la pelle ipersensibile, per mia fortuna. E sta finendo, in realtà, e mi sto trovando veramente, veramente bene. E credo di aver, ora imperfezione a parte, credo di aver recuperato 10 anni di idratazione in 3-4 giorni. È fantastico. Nel caso ve lo lascio scritto in descrizione perché se vi interessa e se anche voi siete carenti di idratazione viso, questo può veramente aiutare ed è per pelli sensibili, quindi sì, a me piace un sacco. Come ho detto, questa mattina dovrò recuperare un test a scuola di moda e dovrà recuperarlo anche Erika, perché io e lei siamo due negligenti. E poi credo che andiamo a casa sua, siamo da lei e pranzerò da lei. Ciao, allora noi siamo appena uscite dall'ITS, abbiamo appena fatto il test, c'è Erika con me, la vedete, però non può salutare poverina perché sta portando il mondo. E niente, ora stiamo andando a casa sua e andiamo da Nice e da Serena e andiamo a fare la pappa, andiamo a mangiare. E poi andiamo a grafica. E poi andiamo al corso di grafica. Ho finito di sistemare in cucina e adesso credetemi sono cotta.
Sono veramente cotta e non vedo l'ora di mettermi il mio pigiamino e di mettermi a letto. Oggi stavo ripensando un po' a uno dei miei più grandi limiti e non è facile per me parlare di questa cosa, però io sono sempre stata una ragazza un po' insicura, una di quelle un po' che si sente inferiori alle ragazze soprattutto che sono intorno a me. Non so perché io abbia questa problematica, perché a posteriori poi credo che non mi manchi nulla. Però non so, magari mi capita di uscire con delle ragazze, di fare, che ne so, una foto e mi rendo conto che non appaio così carina come credevo io prima di uscire di casa. Oppure un'altra cosa che mi capita di pensare spesso è rivolto soprattutto quando conosco persone nuove, quindi ragazze nuove, che credo di essere molto meno carina di loro. Io non so perché abbia queste problematiche, non so perché mi creo dei film miei, probabilmente perché sono molto molto insicura di me stessa, ma lo sono sempre stata. YouTube mi ha aiutata davvero parecchio sotto questo punto di vista. Tendo molto, molto a paragonarmi ad altre ragazze della serie. Lei ha i capelli più belli dei miei, oppure lei ha le gambe più belle delle mie. Non so perché, però mi capita molto molto spesso di pensarlo. E magari non lo do a vedere, perché poi sono molto brava a nascondere queste insicurezze. Però una cosa che voglio assolutamente fare quest'anno è iniziare a lavorare su questa cosa e prendermi più seriamente, avere molta più consapevolezza di me stessa perché non voglio più, non vorrei più fare dei paragoni, non vorrei più fare questo tipo di considerazioni. Quindi niente, non basta paragoni, basta paragoni, che pizza i paragoni, io non voglio più paragonarmi. Dopo questa perla di saggezza io chiudo il vlog. E vi chiedo di commentare qui sotto quali sono le vostre insicurezze se ne avete, così magari possiamo parlarne insieme. E perché no, anche un'esperienza che voi avete nel cassetto e volete condividere di questo genere, fatemelo sapere, insomma. E ricordate di lasciare un pollice in su e noi ci vediamo nel prossimo video.